Grazie. Allora, oggi un video un po' particolare, nel senso che è un po' un mix. Volevo parlarvi, aggiornarvi su due prodotti che ho acquistato la scorsa settimana, no, sì, 10 giorni fa, insomma, voglio dire, però vi ho fatto il video la scorsa settimana e vi avevo detto, vi avrei fatto sapere perché erano due prodotti che non avevo mai provato. E quindi sono due review. Una riguarda questo, il Top Coat di Kiko, che vi avevo detto effetto gel, e l'altra è il Flat Bookie di Neve Cosmetics. Allora, vado al volo perché oltre a queste due review voglio farvi vedere anche un po' di acquisti che ho fatto, questa volta non per me, oddio, cioè due o tre cosine per me, ma per il resto sono acquisti che ho fatto per il mio bambino, e cioè il suo nuovo guardaroba estivo. Quindi ho pensato che fosse carino farlo perché, essendo il canale di una mamma, io parlo sempre di mio figlio. Ieri ho passato in pratica l'intera giornata in un centro commerciale facendo un po' acquisti per lui, perché ormai è arrivato più o meno il caldo, perché proprio oggi ha piovuto, questa mattina c'è stata una grandinata spaventosa, e insomma mi sembrava carino farvi vedere anche questo. Però, trovandomi in un centro commerciale, ragazze, sono passata un attimino da MAC e al volo anche da Kiko, insomma. Quindi andiamo con ordine e vi faccio vedere. Vi dico prima cosa penso di questo top coat che ho comprato qualche giorno fa e di cui vi avevo detto non sapevo quale sarebbe stata la resa, e la resa è questa. Guardate, allora questo che vedete è questo smalto con top coat sopra, è stato messo meno di 48 ore fa. Oggi è lunedì e io l'ho messo, come sempre dico, quando mio figlio si addormenta di sera, quindi l'ho messo sabato sera intorno alla mezzanotte. Già ieri mattina al risveglio non mi piaceva molto perché avevo notato un po' di ondulazione, quindi quando sono andata a letto era duro, era asciutto, quindi non so come mai abbia avuto questo effetto, e quindi già questa cosa mi aveva un po' insomma così. Poi ho detto vabbè, vediamo almeno sulla durata. Sull'effetto gel che dicono, vi posso garantire che è vero, cioè io ho fatto la prova di metterlo prima su una mano e confrontare le due mani. E chiaramente questa qui risultava leggermente più bombata, molto più lucida rispetto alla mano in cui non l'avevo messo. Però il problema è stato poi, ecco, passare una giornata ieri al centro commerciale, quindi neanche in casa a fare magari dei lavori o delle cose, proprio assolutamente le mani non hanno fatto nulla se non prendere qualcosa dalla borsa, insomma, eccetera. Quindi voglio dire, mani non sfruttate. Questo è il risultato, si vede anche qui, vedete? Dopo, in pratica, nemmeno 48 ore, 48 sarebbero stasera a mezzanotte, insomma, più o meno. Quindi, ragazze, è stata una delusione pazzesca. Cioè, io di solito quando metto il 60 secondi, l'ho detto, 3-4 giorni sono in ordine. Poi, pian piano, già al quinto cioè, nel quinto giorno arriva proprio la resa finale dello smalto. Però, insomma, 3-4 giorni sto bene. Qui, in pratica, io stasera dovrò, ve lo faccio rivedere, proprio perché sono completamente delusa da questo prodotto e dovrò rifare la manicure, insomma, rimettere lo smalto. Quindi, ragazzi, questo è quello, il gel look top coat di Kiko. Personalmente io lo sconsiglio, ragazze. Vi faccio vedere anche la confezione dentro, ecco qua. Quindi, se avete visto il video haul che ho fatto la scorsa volta, vi parlavo di questo. Non lo ricomprerò mai più, non lo userò mai più perché io già ho poco tempo, non posso stare ogni 36 ore a rimettere lo smalto, insomma. Quindi, bocciato purtroppo. Invece, super promosso questo. D'altronde, ragazze, non si vede niente perché c'è sole. Vabbè, comunque, insomma, ragazzi, il Flat Bookie di Neve Cosmetics, morbidissimo, sofficissimo, bellissimo. Io mi ci sono trovata alla grande perché io uso il fondo minerale di Neve, l'ho sempre usato, diciamo, di solito lo uso in polvere, però
A volte lo uso anche spruzzato, insomma, col pennello bagnato con la nebbia fissante. Con il kabuki normale trovavo un po' di difficoltà perché il tappino, insomma, non è molto grande, quindi no, non entravano tutte le setole bene. Con questo invece entrano perfettamente, quindi per fare questo gioco qui. E io spruzzo un po' di nebbia fissante sul pennello, poi faccio questo movimento nel tappino dove avevo già chiaramente messo la polvere. E poi dopo quello diciamo, il fondotinta diventa cremoso e io lo passo, eccetera. Però quello che resta nel tappino non vado a ribagnare il pennello, spruzzo un pochino di nebbia fissante dentro, quindi lo prendo tutti i residui e continuo, insomma, a passarlo in questa maniera, così sul viso, in alcune zone anche un po' tamponando. Comunque, ragazzi, questo pennello è fantastico, è morbidissimo e permette un'applicazione omogenea, facilissima e velocissima. Quindi, per chi ha poco tempo, poca dimestichezza, anche con i pennelli da fondotinta, questo io lo consiglio perché secondo me di tutti i pennelli da fondotinta, per tra virgolette, le principianti, è il più facile per quanto mi riguarda, molto più anche della spugnetta, secondo il mio punto di vista. E queste erano le due review che volevo farvi proprio con urgenza, perché tra l'altro sono due prodotti che sto usando da più o meno una settimana, insomma, vabbè, questo l'ho usato solo questa volta, però ragazzi è stata una cosa proprio disastrosa, quindi ecco, mi ha colpito e la volevo subito dire. Il pennello, insomma, usandolo per una settimana di seguito, vi posso dire che mi ci sono trovata davvero, ma davvero molto bene, tant'è che adesso sto usando molto più spesso il fondo minerale bagnato con nebbia fissante. Poi, allora, inizio con, facciamo così, una piccola, veloce carrellata di prodotti che ho comprato per quanto riguarda il make-up, di modo che chi non è mamma e non è interessata a vedere il resto del video, cioè gli acquisti per il mio bambino, può poi a quel punto interrompere la visione del video. Allora, da Kiko ho preso semplicemente questo pennello, ve lo faccio vedere aperto perché con la luce non si vede, questo pennello qui, che è un semplice pennello da sfumatura, sembra molto morbido, ovviamente non l'ho ancora usato. Questo è il numero 200 e in pratica io volevo un pennello da sfumatura un po' più grosso, appunto come questo. Sono andata prima da MAC, avrei voluto prendere quello di MAC, sinceramente molto più morbido, molto più soffice, stupendo al tatto, ma costava 28 euro, quindi sinceramente ho desistito un attimo e quindi poi sono passata da Kiko, ho preso questo che costava invece 9,90 euro, quindi insomma una cifra molto più abbordabile. Poi da Kiko sempre ho preso il brush cleanser perché io l'ho detto anche altre volte, l'ho detto anche nel video sulla pulizia dei pennelli, io ho quello di Sephora e spesso utilizzo molto, anzi più spesso utilizzo l'alcol 99%. Scusate, oggi sono un po' casalinga, guardate, con la tuta da casa ho un mal di schiena pazzesco, oltretutto questa casa, questa tuta da vittime di guerra tutta sporca di, guardate qui, pennarelli, perché prima abbiamo disegnato, quindi scusate un po' questo abbigliamento casalingo, non avevo, cioè, sono tornata, mi sono messa la tuta, insomma, quindi non mi cambiavo per fare il video, tanto siamo tra di noi, insomma. E quindi dicevo, ho preso questo perché quello di Sephora mi piace come pulisce i pennelli, però mette molto tempo per asciugarsi, non posso riutilizzare subito i pennelli, quindi no. Volevo provare anche questo, l'ho visto lì e mi piaceva molto la profumazione, quindi ho detto vabbè, proviamo questo qui. E vi dico il prezzo di questo qui che è 5,90 euro. Poi infine, sempre da Kiko, ho preso questo che è un top coat per le ciglia. Io non la smetto con la mia fissa per le ciglia, purtroppo. Ed è questo qui. Se siete state da Kiko, avrete visto sicuramente ce ne sono 5 di diversi colori, ognuno ha la propria funzione, volumizzante, allungante, eccetera. Questo qui è quello lì incurvante, diciamo. Difatti si presenta con questo scovolino così. Io avevo anche la base,
anche la base, quello che passandolo prima del mascara, insomma, è bianco e poi va coperto con il mascara, con quello lì devo dire l'effetto si vede. Ho visto questo, ho detto vabbè, proviamo anche questo. Io per le ciglia non mi accontento mai, provo sempre tanti prodotti, quindi questo. Ed infine vi faccio vedere, lo prendo, guardate, dalla busta di Kiko, perché ho comprato questo da me, da MAC, il Paint Pot, e dopo aver speso 19,50 euro, la commessa mi fa: lo mette in borsa, signora? Sì, lo metto in borsa, cavoli, per 19,50 euro una bustina anche di carta. Comunque, questo qui è il Paint Pot di MAC. Io volevo da parecchio tempo comprarlo, però MAC non è MAC, come si dice, ragazzi? Io vedo che molte makeup artist dicono MAC, io sono abituata a dire MAC perché anche il PC, insomma, MAC. Ditemelo anche voi se lo sapete, tanto qui ci sono tante che subito mi fanno notare i miei errori. Quindi mi dite se si dice MAC o MAC, e alla Clio direi MAC. Ragazzi, questo comunque è il Paint Pot, ancora non l'ho neanche sbocciato. Qui vi faccio vedere, è scurissimo e ha una consistenza molto molto compatta. E io l'ho preso fondamentalmente per usarlo come base quando faccio degli smokey, e l'ho preso marrone perché come sapete io non uso moltissimo il nero, quindi insomma ho preferito prenderlo marrone. E appena lo userò, guardate, è proprio molto molto cremoso, insomma, quindi come base è assolutamente perfetto. Bene, allora qui questi erano gli acquisti make-upposi, diciamo così. Poi vi faccio vedere cosa ho preso sempre per me da H&M, e ho preso queste, una e due, queste due fascette per capelli, visto che io oltre al make-up ho la fissa anche per i capelli. Sto aspettando che mi ricrescano perché, ragazzi, li ho tagliati insomma dopo l'allattamento, ho già spiegato in altre situazioni, e sto aspettando che mi ricrescano, però mi piace sempre mettere qualcosa di carino anche tra i capelli, quindi queste qui mi sembravano carine adesso anche per la primavera, perché in inverno ho sempre i cappelli, quindi non metto nulla. In casa metto queste, come penso milioni di donne, e quando esco mi piace. Queste qui sono, ecco qui, entrambe costano 4,95 euro. Vi faccio vedere. Ecco qui. E le ho provate, sono molto comode perché avendo la parte che viene dietro è molto sottile, quindi non crea quel dislivello, diciamo così, che a volte potrebbero creare le fasce quelle tradizionali. Da Bronze ho preso, ecco qui, questo pantalone molto semplice, voilà, e questo è costato 29,90 euro. Questo in realtà l'ho preso perché è un pantalone blu, insomma, di cotone leggero, così ci sta sempre bene, insomma. E quindi il pezzo forte. Un bustone, quindi aspettate, facciamo così che la busta la metto qui, faccio prima, e qui vado veloce perché ho preso un po' di magliettine modello polo di vari, di vari colori, vedete, questa è molto carina, mi piace anche dietro così, non so se si vede bene, non è rossa, è un bell'arancio pescato. Questo è un bellissimo azzurro nigricile, verde acqua e turchese. Queste qui 7,95 euro. Poi ho preso, visto che mio figlio è amante, come potete vedere anche da qui, di Spider-Man, io ho preso questa magliettina con il suo supereroe preferito, e questa 9,95 euro. Poi, vedete, vado veloce perché altrimenti poi mi dicono che mi video sono lunghi, sono lunghi, sono lunghi, ragazzi, sono una chiacchierona. Poi per me parlare con la telecamera all'inizio era difficile, adesso mi sono sciolta, la mia lingua si è sciolta,
E io poi quando parlo a questa telecamera e so che monterò il video e so che pubblicherò il video, mi sembra di parlare con delle amiche, quindi mi dilungo, mi dilungo, mi dilungo. Scusatemi. Allora, ho preso, vi faccio vedere prima queste qui, questa t-shirt così, ma mi piace molto mio figlio come sta con i colori, diciamo azzurro, celeste, eccetera, quindi questa anche 9,95 euro. E anche qui tutti i toni, vedete, turchese, azzurro, blu, eccetera, questa camicetta, non so se riuscite a vederla. Questa qui anche 9,95 euro. E poi infine ho preso, questo vi faccio vedere, sono a due, vedete? In pratica, spostiamo un po' questo bustone. Qui abbiamo queste righe e poi l'altra è questo verde acqua. Qui invece questo è verde acido, non so se si vede, sembra giallo, non riesco a capirlo. E dietro è blu, verde acido e blu a righine, e soltanto l'altra è solo blu. Qui invece abbiamo sempre, vedete, blu azzurro, cioè celeste questo, e bianco e quella di dietro così. Allora, io ho una teoria che per me i bimbi si sporcano tantissimo, quindi bisogna avere varie cose. Però io distingo, cioè io ho l'abbigliamento per il gioco, per il parco, dove c'è polvere, prato, eccetera. E poi ho l'abbigliamento per uscire, insomma. Quindi queste qui mi sono sembrate molto convenienti perché due t-shirt vendute insieme costano 7,95 euro. Quindi in pratica 4 euro una t-shirt che andrà a rotolarsi al parco mi sembra più che sufficiente, dovendone cambiare molto spesso anche due al giorno, perché magari parco mattina, parco pomeriggio, via dicendo. Credo che questo sia un ottimo acquisto per quanto penso io. Poi ho preso questo pantaloncino, un amore, me ne sono innamorata. Guardate, fa questo righino così, guardate dietro quanto è carino. E questo qui 17,95 euro. Lo trovo molto carino, c'è anche questa cinta così. E voilà. E poi ho preso questo che, se devo dirvi la verità, non ho ancora capito quanto l'ho pagato, perché adesso vi spiego. Questo è un semplice tipo, diciamo tipo tessuto jeans, ma molto leggero, color ghiaccio, che qui c'è un po', c'è un raggio di sole che arriva giusto su, sfalza un po' i colori, comunque un grigio ghiaccio. Allora, questo vi dicevo, non ho ancora capito quanto l'ho pagato, ma credo 6,97 euro, perché il prezzo di base è questo, 9,95 euro, ma c'è questo cartellino vicino che mi dice che un capo di 9,95 euro costa invece 6,97 euro. Quindi credo di averlo pagato 6,97 euro, ragazzi, ed è ottimo secondo me. Ha un tessuto buonissimo, quindi H&M è stata una bella cosa. Questo infatti è lo scontrino, ancora non ho visionato. Comunque tutto questo che avete visto per un totale di 138,21 euro. Quindi sono passata poi qui da, voilà, si vede, da Zara. Vi faccio vedere qui che ho preso. Anche qui prezzi molto abbordabili e capi molto carini. A me questo che è piaciuto, sia che piace perché insomma da quando è nato mio figlio sempre più o meno in questi posti compro per lui. H&M e Zara sono i negozi che hanno i prezzi più bassi con dei capi molto carini. Allora, perché questa, guardate che carina, questa salopetta a pantaloncino, che è costata, qui non c'è il prezzo, sì, eccolo qui, 19,95 euro. Carinissima, non so se riuscite a vedere, è un po' questo qui graffiato, insomma questo, ed è un jeans molto molto leggero, quindi è proprio sottile, insomma, quindi non porta calore al bambino, ovviamente. E poi ho trovato, ecco qui, questi pantaloncini, guardate che carini, sono un po' elastici, con questo che si possono stringere, vedete? E l'ho preso, purtroppo per la taglia di mio figlio ho trovato solo questo verde acqua e bianco. Però questi sono molto comodi, molto leggeri, quindi per appunto per il gioco, insomma, quando fa caldo, sono l'ideale secondo me, in cotone, e questi 9,95 euro.
allora, vediamo un po'. Ecco, ho preso anche questi qui. Sono morbidi, sono diciamo tipo felpa, ma chiaramente leggerissimi, non felpati. E anche qui ho trovato, questi sono, vedete, e anche qui ho trovato solo due colori. Questo è un po' più carino, disegnato anche dietro, c'è la scritta. Questo è un bianco grigio, diciamo bianco venato di grigio, e questo turchese. Gli unici due colori che ho trovato per la sua taglia. Poi ho preso un jeans, che non deve mai mancare secondo me. Guardate questo quanto è carino, non so se si riesce a vedere. 21,95 euro. Poi ho preso un maglioncino leggero, che comunque per le sere d'estate può capitare che serva. Mi piaceva molto questo verde, verde smeraldo, quindi gliel'ho preso, un semplice maglioncino così a punta. E questo 9,95 euro. E poi passo anche qui, allora, faccio prima così, una sfilza tra camicette e magliettine, però queste un po' più carine, insomma, più per uscire. Allora, questa camicina qui, non so se il colore si vede, è un verde molto molto chiaro, questo colletto così in fuoco mi piace molto, 10,95 euro. E lo stesso modello più o meno, sempre con la mezza manica, con questo colletto fatto così. Questo è bianco, però è, vedete, un po' lavorata, quadrettata questa stoffa, molto carina. Questa qui 14,95 euro. E poi varie magliettine, anche questa mi è piaciuta molto. Questa è sempre tipo un arancione, insomma, però vedete, con un finto doppio collo, con il bianco, stesso bianco che si richiama qui e si richiama sotto. E questa 12,95 euro. Questa l'ho presa perché mio figlio adora il giallo, quindi questo non so se sia un amichetto di Batman, comunque è linea Batman questa magliettina, 9,95 euro. Una classica t-shirt, insomma, mi piaceva il colore, piace molto a mio figlio, in realtà questa l'ha scelta proprio lui, l'ha vista lui. Poi questa qui, che ha questi colori tutti pastello, molto, ecco, vedete, così si vede, un po' arancione, un po' verdino acqua, molto, però molto delicato. E questa qui 8,95 euro. E vi assicuro che è un tessuto molto molto leggero, molto adatto comunque per il caldo estivo. Poi ho preso un'altra polo, questo è un celeste polvere molto molto chiaro, non l'avevo trovata da H&M, non c'era la taglia, l'ho trovata qui, questa 5,95 euro. E poi ho preso, sempre per la questione parco, giochi eccetera, ho preso queste magliettine che secondo me sono molto carine, hanno, vedete, sulla manica questo richiamino, questo bordino insomma bianco, così, però sono semplici, sono magliettine molto semplici. E io l'ho presa questa qui in turchese, e poi l'ho presa verde, verde smeraldo, sempre lo stesso discorso della manica così, e poi l'ho presa in blu, è questa. E questo era l'abbigliamento. L'ultima cosa che vi faccio vedere è questo. Siamo stati allo store Superga. Io per quanto riguarda l'abbigliamento vado, insomma, anche su queste marche un po' più, tra virgolette, economiche, ma non economiche, direi buon rapporto qualità-prezzo. Sulle scarpe cerco comunque non risparmio, perché secondo me un bimbo, mio figlio è piccolo, neanche 2 anni e mezzo, quindi ha bisogno di avere scarpe buone, quindi... però ecco, mi piacevano queste qui per il gioco, chiaramente una scarpina da ginnastica, e quindi
ho preso queste della Superga che sono un po' sporche perché le ha volute indossare subito. Quindi le abbiamo subito indossate. Vedete, queste sono la Superga, sono, diciamo, la classica Superga fatta un po' più carina così. E quindi queste qui le abbiamo pagate 40 euro. E niente ragazze, credo di avervi fatto vedere tutto. Spero che non sia stato noioso questo video, sicuramente per chi è interessato di più a guardare video haul di make-up, eccetera, magari si è fermato qualche minuto fa. Magari le mamme possono, spero, aver preso spunto. Io per questo ho fatto vedere anche un po' i prezzi, eccetera, perché da questi negozi si possono acquistare cose molto carine. Per vestire i propri bimbi, comode, carine, fresche per l'estate e insomma spendendo cifre abbordabili. In fondo io ho speso tra H&M e Zara ho speso intorno ai 300 euro, però ho preso tutto in pratica. Mi mancano, devo comprare chiaramente ancora i costumi che insomma non ho ancora guardato perché è presto e devo comprare dei pigiamini, però bene o male insomma qualche pantaloncino in più magari perché purtroppo non ho trovato le taglie, però bene o male insomma ho risolto un po' per il suo guardaroba, quindi spero che questo video vi sia stato utile da spunto insomma e grazie per avermi ascoltata fino ad ora se siete arrivate fin qui e ci rivediamo al prossimo video che non so in questo momento di cosa sarà, ho diverse idee, vedremo, mi organizzerò e quindi ci rivediamo presto, grazie a tutte, ciao ragazze.